Quindi anche qui si parte sempre con l'importanza economica e la diffusione. E dice: ginestina è un'interessante pianta foraggera diffusa nei paesi del nord Europa, nella fascia, vi dice, dei paesi baltici, negli Stati Uniti e nel Canada. Io questo prendo un areale, va bene, che se avete visto altri comuni sicuramente lasciavano, soprattutto Lupinella e Sulla, che soffriva molto di basse temperature. In Italia dice anche oggi presente nei miscugli per prati forlifici avvicendati e nei prati pascoli, quindi difficilmente si trovano. L'origine e la domesticazione. Dice, il centro di origine di Ginestrino corrisponde al bacino del Mediterraneo. Qui questa pianta è rimasta per lungo tempo allo stato spontaneo ed è entrata negli ordinamenti culturali solo verso la fine del 1700, diffondendosi alla fine del 1800 sia nell'Europa settentrionale, in Inghilterra, sia in quella meridionale e solo successivamente negli Stati Uniti. La classificazione botanica, naturalmente la foraggera, Lotus cordiculatus, va bene, appartiene anche questa alla famiglia delle leguminose e ha un corredo cromosomico 2N uguale a 24 cromosomi. A questa specie appartengono i seguenti tipi, va bene, ginestrino nano o da pascolo, quell'eretto a foglia stretta oppure eretto a foglia larga. Guardiamo la biologia e l'ecologia del ginestrino. La radice del ginestrino è fittonante, come si è visto per le altre leguminose, quindi c'è poco di nuovo, va bene. Non molto profonda, 50-60 cm, ma piuttosto ramificata, è capace di esplorare efficacemente i primi strati di terreno. L'abbondante processo di nodulazione permette alla pianta di raggiungere facilmente la nutrizione azotata. Gli steli sono a portamento variabile da prostrato a prostrato ascendente, a eretto, arrotondati e glabri, va bene, alla base, di lunghezza variabile tra i 30 e i 120 cm. Le foglie sono formate da 5-7 foglioline di diversa collocazione, tre apicali e due alla base del picciolo. Bene. Dai meristemi ascellari delle foglie si formano ramificazioni secondarie ascendenti o erette, striato angolose, che infittivo. L'infiorescenza di questa pianta è pedunculata, per lo più con 3-8 fiori. Le corolle del fiore sono tipicamente gialle, come la ginestra, bene, spesso screziate, da qui ginestrino perché è lo stesso fiore della ginestra, di colore giallo. Bene. Il legume è cilindrico, con semi piccoli del diametro di 1,5 mm, il peso dei 1000 semi è di 1,2 grammi, quindi un seme piccolissimo, bene, si parla 10 volte più piccolo, anche più di quello della lupinella. Le esigenze ambientali: igiene sia per quanto riguarda il terreno sia per il clima, è simile all'America per le esigenze termiche, resiste più di questo a condizioni di pH bassi, supera bene gli stati di carenza idrica nel terreno ed è capace di accrescersi anche durante la stagione estiva. Risulta ben inserito nelle cortiche di montagna, bene, vegetazione dei pascoli, su terreni poici. Le varietà. Naturalmente nella scelta varietale va tenuto presente innanzitutto la destinazione del prodotto, vale a dire lo sfalcio o il pascolo, perché diversi sono i caratteri che contraddistinguono le piante destinate a queste due utilizzazioni. Ad esempio, resistenza al cappestamento, quindi quelle che adatta al pascolo, la taglia, va bene, e il portamento della foglia. La tecnica colturale è riconducibile a quella descritta per l'erba medica, salvo alcuni particolari aspetti, va bene, che quindi si va a analizzare solo quelli, per il resto è tutto uguale a quella. Tenuto conto della lentezza di avvio del ciclo, la semina ginestrino deve essere effettuata in primavera su terreno precedentemente preparato, con seme interrato in primavera su terreno naturalmente ben lavorato, va bene? Quindi ovviamente mi deve fare una buona lavorazione, poi dipende sempre da quello che c'è prima. Quanto seme si utilizza? Ovviamente vedete, vi dice 12-15 kg a ettaro, va bene, di seme. In caso di avvio del prato monofita invece si utilizzano, va bene, dai 15 ai 20 kg, va bene, invece nel caso di semina bulata. Quindi semina bulata vuol dire che si va a fare per esempio sotto un cereale per guadagnare un anno. Come le altre leguminose da prato, di crescita agli apporti di fosforo e potassio. Ovviamente, come tutte le leguminose, è autosufficiente per quanto riguarda l'azoto, non per il fosforo e potassio. Quindi, se ci mettete fosforo e potassio, questo si avvantaggia tantissimo rispetto alle infestanti. Va bene? Quindi,
lui c'ha tutto, si sviluppa bene, le infestanti vanno l'azoto, quindi si sviluppano molto più lentamente. Caratteristiche, utilizzazione e qualità del prodotto. È stato notato che il ginestrino rispetto all'America subisce un più rapido peggioramento delle caratteristiche qualitative quanto più si posticipa il taglio dopo l'inizio della produzione. Del primo anno può essere limitata da interventi di taglio di pulizia contro le infestanti e dal lento affermarsi del ginestrino. Ecco perché si fa in coltura bulata, che il primo anno produce pochissimo, così il primo anno raccogliete il cereale, va bene, e non avete, diciamo, perso un anno. Al secondo anno, invece, i 3-4 sfarci possono fornire complessivamente 6-7 tonnellate ettaro di sostanza secca in collina e montagna e 10-12 tonnellate ettaro in pianura irrigua. Prodotto che può essere utilizzato affienato, anche questo, oppure invece è possibile impostare anche piani di pascolamento perché il rischio di meteorismo è molto limitato. Il fieno ottenuto un taglio precoce all'inizio della fioritura ed è tutto paragonabile, diciamo, in qualità a quello dell'erba medica, quindi che è il prodotto, diciamo, principale. Bene.